In New World puoi costruire un campo mentre attraversi il deserto, mentre attraversi una palude, mentre attraversi un campo, mentre attraverso quel cavolo che vuoi, ma in pratica puoi costruire un campo più o meno ovunque. Bentornati su Gaming Galaxy, io sono Shark, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e chiaramente tutte le vostre iscrizioni, che sono gratuite, risultano a me come un incentivo per fare sempre di meglio, quindi iscrivetevi. Ricordo inoltre che se per caso giocate a New World e non avete ancora una gilda e ne cercate una, gli Squeezy Chicken reclutano. Trovate tutte le informazioni qua sotto nel canale, quindi nella descrizione del canale, il nostro Discord. Entrate, richiedete di un admin, parlate con lui e fatevi reclutare. Vi aspettiamo! Un campo è incredibilmente utile in quanto funge da punto di rigenerazione se muori. C'è un timer di rigenerazione per il PvP, ma ne parleremo più avanti. Puoi riposare in un campo per recuperare rapidamente HP e puoi creare oggetti in base, ovviamente, al tier del tuo campo. Quindi, come si ottiene la capacità di creare un campo? Bene, devi prima completare una serie di missioni per sbloccare la capacità di crearlo. Una volta che ti sarai lavato sulle rive di Eternum, sarai guidato attraverso una serie di missioni per principianti sulla spiaggia. Dovrai completare queste missioni e, ovviamente, una volta che si potrà accedere alla città, arriverai chiaramente alla possibilità di sbloccare le missioni per creare il campfire. Una volta acquisita la capacità di creare il tuo campo, lo realizzerai trovando un buon posto fuori città e premendo il tasto Y. Questo ti darà quindi la possibilità di creare un campo fantasma e di piazzarlo. Una volta posizionato, avrai bisogno di 5 legni e una pietra focaia per realizzare effettivamente la tua tenda e il tuo campo. Una volta che hai i materiali, dovrai avvicinarti al campo fantasma, premere il tasto predefinito E e costruire effettivamente quello che ti interessa. Una volta che il tuo campo è stato costruito, puoi riposare premendo il tasto T e puoi creare oggetti in base al tier, pozioni, tinture, cibo e spade di base. Sbloccherai diversi livelli del tuo accampamento attraverso delle missioni specifiche nel mondo ai seguenti livelli. Il campfire a livello 1 sarà di livello 5, quindi appena creerete il personaggio. A livello 2 potrete sbloccarlo a livello 15. Per il campeggio a livello 3, quindi il camp a livello 3 a livello 25, il camp a livello 4 a livello 40 e il camp a livello 5 a livello 55. Vi lascio lo schema qua. Man mano che aumenti di livello, avrai la possibilità di creare pozioni di livello superiore, tinture, cibi e rivestimenti per armi. Puoi creare cibi di base per il recupero della salute, il recupero del mana e il recupero della difesa fino a livello 5. Tinture di corruzione, anche queste fino a livello 5, che vi ricordo possono essere create solo nel proprio campfire. Tinture di ruggine fino a livello 5 e frecce fino a livello 2. Vi lascio ovviamente anche qua lo schema in descrizione. Puoi anche creare rivestimenti per armi di terra bestiale, antica, spettrale, corrotta e arrabbiata fino a livello 5 nel proprio accampamento. Non puoi creare strumenti di livello 1 superiore o una spada di livello 1 nell'accampamento, indipendentemente dal tier del tuo accampamento. Ci sono inoltre alcune differenze, di cui abbiamo accennato prima, importanti per la rigenerazione, che viene utilizzata per il PvP o il PvE. Se si è selezionati con la modalità PvP, la scelta di respawnare in un campo attiva un countdown di respawn che aumenta in modo esponenziale. Per ogni successivo respawn del campo, questo countdown aumenta quindi. Se il giocatore sceglie di rigenerarsi altrove, ad esempio in un insediamento, il tempo di recupero del proprio respawn al campfire continuerà in background. Se il giocatore muore mentre contrassegnato per il PvP, mentre il tempo di recupero è in corso, l'incremento di tempo verrà aggiunto al valore corrente. Questo rende la rigenerazione in un insediamento e il ritorno nella mischia un ottimo modo per i giocatori per ridurre il tempo di recupero del campfire. Quindi state attenti, se siete in modalità PvP e avete un campfire al di fuori che avete selezionato, più morite, più questo tempo aumenta e di conseguenza tornerete in battaglia o più lontano o da più lontano o semplicemente ci metterete più tempo a tornare. Bene, questa era la guida definitiva sul campfire, se per caso qualcuno non l'aveva capito, io spero di esservi stato utile, noi ci rivediamo con il prossimo video, GG a tutti quanti.